Tutti gli anni in aprile avveniva l'insediamento dei nuovi assunti nei vari quadri della megaditta. Erano il frutto di una spietata selezione a base di raccomandazioni, minacce, ricatti ed eliminazione fisica di potenziali concorrenti. Venivano accolti, iniziati e aizzati dal direttore naturale, gran mascalzon, loop man, pezzo di merda, dottor Barambani. Ricordate, figlioli, di essere sempre disonesti, di essere sleali con i colleghi. Non praticate amicizie disinteressate, ma usate il ricatto, il leccaculismo e praticate spesso la delazione. Solo così potrete assurgere ai più alti livelli aziendali. Se non seguirete queste regole auree, ecco quale sarà il vostro destino. Fantocci! Il pensionato Fantozzi veniva precettato dalla megaditta solo per queste saltuarie dimostrazioni. Da quanti anni è alle nostre dipendenze? Da sempre. Sono un impiegato congenito. Come ha cominciato? Come Zerbino. Con la scritta Salve tatuata nella schiena. Ha mai fatto qualcosa per meritare di meglio? No. Per esempio, si è mai prostituito per fare carriera? No. Neanche un ricatto? Una spiata? Uno straccio di lettera anonima? No, mi scusi, sa, ma una volta ne ho scritto una anch'io. E che cosa ho ottenuto? E sono quasi stato crocefisso in sala mensa. Perché? Perché per errore l'ho firmata. Quindi, alle corte, cosa è lei, Fantocci? Lo dica a questi ragazzi. Lo dico, ma no, cosa dico? Lei è una me... È una medusa, no? Lei è una mer... Meringa. Non mi faccia arrabbiare, dichiara il suo stato. Lei è una mer... Lei è una mer... Una merdaccia! Pina. Ugo, ma che fai? Sono una merdaccia, sono. Tira la catena. Ma un'occasione di riscossa gli venne proprio dalla persona da cui meno si aspettava qualsiasi tipo di soddisfazione.
la nipotina Uca, che ogni venerdì andava a prendere la scuola di danza per portarla a casa, lasciando così liberi la figlia Mariangela e il genero Bongo. Lei è nonno? Qual è la sua? La mia è quella lì con il fiocco bianco. Che dice? Quella è mia nipote. Ah, è la sua. Sa perché? Perché così col tutù si assomigliano tutte. Beh, tutte. Guardi per rospo. Sì. Quella proprio. Oh no, no. Oh no. Uno sgorbio. Ciao. Allora è questa la sua nipotina? No. L'ha chiamata nonno? No, ha detto no, no. Ah, nonno. No, non è. Non è. Bambina. Sì, vabbè, ma è una giornata molto, molto fredda, freddissima. Allora. Vedi quella. Senti, Agosa! Chi ti ha detto di... Hai visto cos'è come... Andiamoci via. Senta, dica, dove va? Dica. Aiuto! Aiuto! Dove sta? Chi? Ah, bambina, a ballerina, qua cosa? Mia nipote, la bambina, Ughina, è dovuta... Che? Sua bambina, bellissima! Ma sì, è gagliarda! Dai il volantino, lunedì vi ecco qua a cosa Cinecittà. Ma sì, Uga è una bella bambina, ma da qui a fare l'attrice. Da sentire, Pina, io non ci pensavo lontanamente. Che cos'è? Minestrone freddo di riso. Sì, di riso, di ieri. Non ci pensavo lontanamente, sono arrivati due esperti che mi hanno detto. Primo, che la bambina è bellissima. Secondo, che è gagliarda. Cosa hanno detto? Sono bellissima e gagliarda. Oh, non sarà come Shirley Temple, là, Riccioli d'oro, però è un tipo. E poi ti ricordi quello che faceva la televisione, Arnold, quel nero, quello lì? Dicevano, è un nano, mi ricordo, dicevano, è un nano! E poi è diventato un diva internazionale, è diventato. Ugo, ma quello è un mostro. Vabbè, ma nostra nipote non è un... No. E anche per la scuola sarà un problema. Ha già ripetuto due volte la primina. E poi nell'ambiente del cinema c'è pericolo che la bimba si monti la testa. Pina. Io è una vita che mi vorrei montare la testa. Ne sono di riso. Una merda. E poi voglio che la bambina abbia tutto quello che non ho mai potuto avere io, chiaro? Che cos'è che non hai avuto, Ugo? E cioè tutto! Cioè niente. Io non ho mai avuto niente dalla vita. Invece se la cosa andasse in porto, potrei, che so, diventare il suo procuratore, il suo agente. Cambiare completamente vita, maneggiare soldi, macchine di lusso, le attrici. Comunque la bambina non è mia, né tua. Adesso sai che faccio? Telefono a tua madre. E sarei d'accordo? La cosa è fatta. Ma certo che sono contenta. Ho sempre sognato anch'io di fare l'attrice. Come? Senta un attimo, per favore. No, non sento bene perché c'è un vetro che fa un po' di rumore. Sì, aspetta! Ah! Adesso ti lascio. Stiamo andando a cena al Baobab. Come sta Ughina? Ciao, va. Fantozzi partì in quarta, obiettivo provino. E voilà, modello saracinesca. E voilà. Ma,
Come sta, nonno? Scusi, ma non si rende conto che in questo modo non si vede il volto della mia piccina? Meglio. Ma che dice? In effetti. Senta, mi scusi, io sono un pochettino preoccupato. Ha capito? Perché sì. È molto importante. Non sia preoccupato. No, ma per me è molto importante. Cioè, questa foto qui cambia la mia vita da così a così, ha capito? Certo, è come certo. Uscire fuori certo, da un tunnel. Certo. Me la fa bene, eh? Adesso la fa, no? Scusi un momento, che cos'è questa cosa qui? È una Polaroid per fare la prova. Fa una prova? Sì. Ferma. Sono molto. Ferma. Sorridi. Oh! Che è successo? Ha fatto proprio. Non lo so. Ma ha fatto. Come se avesse sputato. Cioè quasi. Avesse voluto dare un giro.